Questo è un pezzo di una vecchia zanzariera, ma se lo trasformassi in una passafili, vediamolo insieme. Prendo questa sega a ferro e inizio a tagliarla, della lunghezza che mi serve. Bene, a questo punto, una volta lavato per bene e pulito, fatti due buchi per le viti, prendiamo delle viti medie, per l'appunto io ho preso quelle a cartongesso, ma vanno benissimo anche per il legno, e andiamo a fissarlo con un trapano vitatore. Ecco qua ragazzi, una volta fatto, fissato per bene, andiamo a far passare il nostro cavo all'interno della nostra zanzariera, che è diventata una passacavi di qualità. Queste magari te l'avrebbero venduta 50-60 euro, vedi? La parte sopra c'è il peletto che serve per bloccare il tutto, e nella zanzariera serve per fare entrare lo sporco. Guardate come è venuta bene. Possiamo farci passare anche gli altri cavi. Bene, vi ho fatto vedere come riciclare una zanzariera vecchia, buttata, è diventata utilissima, abbiamo risparmiato e soprattutto abbiamo fatto qualcosa di qualità. Ricordate di seguirmi se volete vedere altri contenuti di questo tipo e schiaffate un like se vi è piaciuto, ma anche un commento per capire come la pensate voi. Un saluto da New York, Ground Zero, ci sono più purtroppo. Ciao!